Fragoline, nuovo video. Allora, stavo dicendo, nuovo video. Avevo pensato di fare questo video. Cosa c'è nel mio futuro? Stavo dicendo, avevo pensato di fare questo video, non so se l'hanno fatto su YouTube, non lo so. Comunque avevo pensato di farvi vedere cosa ho nel mio frigo. Ovviamente il frigo non è tanto pieno, ma vi faccio vedere più o meno cosa ho comprato. Praticamente qualche spesa l'ho fatta, per cui adesso vi faccio vedere cosa ho nel mio frigo. Prima di iniziare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdere neanche un solo video, seguirmi su Instagram e mettete un like e un commentino qua sotto. Meglio che inizio questo video, perché sennò non ce la farò mai. Allora, questo è il mio frigo. Ovviamente il freezer non lo faccio vedere, perché sennò ci mettiamo praticamente l'eternità. Comunque, di fuori si presenta così. Ci sono tutte le mie calamite, praticamente la collezione che ho, che devo ancora finire. E questo frigo è della Whirlpool, come vedete. Lo apriamo e praticamente è un bel po' grande. Comunque, iniziamo da qui velocemente. Vi faccio vedere che ho le uova, la marmellata, le ciliegie, questo che praticamente è il ketchup, ho staccato l'etichetta, il latte della Carnini che praticamente è scaduto e lo sto finendo, però è buono ancora, il vino bianco, la maionese classica, questo è il pesto fatto in casa che stranamente l'ha fatto il mio ragazzo, pesto fatto in casa buonissimo, i crodini, questi qua della Primia, poi di qua c'ho la panna montata della Hopla da montare, che ce ne sono due, e poi qua ho la besciamella, ce ne ho due di besciamelle. Qua sopra ci sono le sottilette, il dado star, questo qua classico, e questi due per il pomodoro praticamente, questi qua sono due. Poi di qua dentro questo cassettino c'è dentro la verdura, che praticamente questa qua è tutta dei miei conigli, in poche parole. C'è il limone, le carote, le melanzane dell'orto di mio nonno che stanno andando male e non l'ho ancora fatte, le zucchine in pratica, i cetrioli, questi qua praticamente è tutto dell'orto di mio nonno, per cui ci sono tutte queste cose. E adesso c'è il frigo che suona, adesso aspettate che lo chiudo. E qua sotto dovrei avere le pesche, le due pesche. Poi, dato che per far sì che tiene bene la roba, ho anche comprato questo qua che avevo fatto vedere praticamente nel video degli acquisti, scusate, solo che lo puoi lasciare aperto 3 secondi, perché poi dopo si mette a suonare e allora lo devi chiudere dopo che suona. Ok,
Poi qua vabbè, c'è tutta la frutta, la verdura. Invece in questo cassettino c'è dentro il cioccolato. Questo qua l'ho preso per fare i dolci. Sono 3 barrette di cioccolato fondente. Poi c'è il carpaccio. Carpaccio. Poi c'è questo qua che è il mio preferito. E ho comprato questo qua senza glutine per ai peperoni. Non mi ricordo come si chiama. Comunque questo qua che è strabuono. Ne ho presi 3, mi sembra. 3 uguali. Poi ho preso a 1 euro il tacchino all'MD. Dato per farvi capire, ancora tacchino. A 1 euro ho preso il prosciutto di Praga. Ne ho presi praticamente 2, no, 3. E poi c'è il terzo ai peperoni. Questo qua è strabuono, ve lo consiglio. Poi ho preso le olive, queste qua. Queste qua non l'ho ancora, non l'ho provate, per cui li proverò e vediamo. Comunque ho preso queste. A 1 euro l'uno, cioè prendevi 2 pacchi di questi, di grana padano, e li pagavi 2 euro. Ok, dopo questo cassettino c'ho la torta, quella fredda, che ho appena fatto la ricetta, e non so se va prima la ricetta o la torta, però vabbè, ho fatto la torta cheesecake alla Philadelphia, che sto aspettando che diventa dura. Poi qui abbiamo le uova grandi. Poi dietro abbiamo il burro, che ho comprato anche il burro. Poi qui nella scatola, praticamente, dove tengo tutti i formaggi, che ve lo faccio vedere così. Nella scatola c'ho il pan grattato, il parmigiano, un formaggio della Lementer. E il gorgonzola, questo qua del gran mercato. Questi praticamente sono i formaggi che ho e che metto qua dentro, perché così almeno sono più in ordine. Qui mettiamo le bottiglie. Allora, dato che sono da sola, sono da sola che mangio, eccetera, ho preso solo l'acqua, ho preso solo queste cose qua che mi servivano. Tanto sono da sola, e c'è la mia acqua Rocchetta, ovviamente. Questa qui, quella che beve mio fratello e i miei, della Lete, frizzante. Io odio l'acqua frizzante. E poi, vabbè, c'è questa qua alla Levissima, che io preferirei la Rocchetta. Invece su di qua abbiamo la panna fresca da cucina per dolci salati che dobbiamo ancora montare. Cioè, dobbiamo ancora fare la torta, perché farò la torta, ma credo che voi vedete un po' in ritardo questo video. Qui c'ho lo yogurt da bere alla banana, questo è buonissimo, ve lo straconsiglio. Qua ne ho presi 4, se non mi sbaglio, 4 ne ho presi, perché poi ho preso anche questa qua, sempre da montare, perché devo fare 2 dolci praticamente. Ma per farvi capire, ne ho 4 fresca. Poi ho questi qua, degli yogurt banana, fragola, albicocca, che sono strabuoni, li mangiavo da piccola e li volevo prendere, allora li ho visti e li ho presi. Poi qui abbiamo lo yogurt da bere alla fragola, che è strabuono. Poi qua ho messo le pesche, perché per la decorazione della torta. Poi lo yogurt da bere alla banana, questo l'ho voluto provare. Qua
qua abbiamo lo yogurt greco alla fragola zero di grassi. Ovviamente questo qua non l'ho provato e lo voglio provare. Poi abbiamo questo qua, lo yogurt al caffè. Questo è strabuono, ve lo consiglio, lo yogurt al caffè. Questi, anche questi qua sono strabuoni, della Müller. Questo è More e Lamponi, strabuoni, anche questi qui. E poi ce n'è uno alla fragola, che anche questo è strabuono. Poi qui ho due di questi. Per farvi capire, ho questo qua, ho preso questo qua, mele cannella, voglio provarlo. Vediamo com'è. E questo qui alla pesca. Questi praticamente sono le cose che ho preso. E per ultimo, in queste vaschette c'è praticamente l'anguria. Dato che non ci stava, il mio ragazzo l'ha tagliato a pezzettini, e così è molto più comodo, perché così quando vogliamo l'anguria, dato che certi la mangiano, ma di più la mangio io, l'abbiamo messa così, così almeno tutte le volte non la devo tagliare. E praticamente questo è tutto il frigor. Ovviamente ci sono pochissime cose perché sono da sola, e per il momento, per una settimana, sto mangiando da sola, e allora in poche parole ho preso solo queste cose qua. È più lo yogurt che tutto il resto, però tanto io alla fine mangio solo insalata, qualche carne così che ce l'ho nel freezer, questo qui, e basta. Per cui questo è la parte del mio frigor, di quello che c'è nel frigor. E questa praticamente è la spesa che ho fatto, è la spesa che c'è nel, cioè di quello che c'è nel mio frigorifero in pratica. Dato che il mio cane sta un po' rompendo le scatoline, no? Scusate, anche perché c'è il vicino che ha il cane, ovviamente lei rompe le scatole. Spero che però che questo video sia piaciuto, fatemi sapere se volete ancora, diciamo, vedere cosa c'è nel mio frigor quando andrò a fare la spesa, eccetera. Fatemelo sapere. Ovviamente, credo che io l'avevo già fatto un video così, solo che io ho detto vabbè, lo rifaccio, non si sa mai se può interessare, eccetera. Comunque, io quasi tutte le cose che ho preso, che vi ho fatto vedere nel frigor, sono comprate dall'MD. In totale ho speso 55 euro e qualcosa. Per cui andate all'MD che conviene, e in più ci sono tantissimi sconti. Ovviamente non so quando metterò questo video, per cui non so neanche se ci sono ancora, ma comunque vabbè, io ve lo dico. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like. Iscrivetevi al mio canale. Scusate, ma non so neanche più dove mettermi. Seguitemi su Instagram. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così non vi perdete neanche un suo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere ovviamente sotto nei commenti. E niente, dato che era un video diverso, qualcosa volevo cambiare, non so, forse è anche utile per molte persone quando vanno a fare la spesa, eccetera. Comunque ve le straconsiglio le cose che ho preso, perché sono buonissime. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.